Siamo gli italiani che non accettano la dittatura sanitaria, che non credono alle false promesse di Giuseppe Conte e alle lacrime di coccodrillo dei suoi ministri. Siamo qui oggi per compiere un atto di libertà e per ribadire che la colpa dell'emergenza sanitaria non è dei cittadini. Quinto sabato di protesta nazionale delle mascherine tricolori contro il governo Conte. Sono scese in piazza anche nel VCO, a Verbania, in Corso Mameli, di fronte al monumento ai caduti. Parlano di una catastrofe economica e sociale che il nostro paese si avvia ad affrontare e di un governo che risponde in ritardo e con misure insufficienti, con milioni di italiani che ancora non hanno visto un aiuto. Ancora descrivono un governo che ha girato le spalle ai medici dopo averli definiti eroi, che annuncia la riapertura del campionato ma non ha dato mezza risposta alla scuola, che l'unica cosa che sa fare è andare col cappello in mano a Bruxelles a contrarre nuovi debiti. Chiedono una sanatoria per tutte le multe elevate durante l'emergenza sanitaria, lo stop alle tasse per le imprese per tutto il 2020, soldi a fondo perduto erogati direttamente dallo Stato, liquidità immediata per le famiglie in difficoltà, aiuti massicci e regole meno stringenti per le tante attività economiche che rischiano di chiudere, un piano per far ripartire veramente la scuola e che lo stato d'emergenza non venga prolungato di altri 6 mesi. Questo governo deve andare a casa, la parola deve tornare al popolo, hanno concluso.